Quindi abbiamo visto appunto quello che è successo nel 1953, questo è l'evento alluvionale, appunto accaduto per una concomitanza, diciamo, di fattori negativi. C'era appunto quella che con un termine, diciamo, di ingegneria idraulica si chiama spring tide, quindi queste maree che appunto che si verificano quando c'è appunto un allineamento, diciamo, di sole, luna e terra, quindi sono le maree più alte che si possono verificare. In più appunto c'era un vento, diciamo, che soffiava dal nord verso sud, che ha portato a un accumularsi di grandi quantità di acqua sulle coste dell'Olanda, e questo appunto ha comportato un innalzamento di veramente notevole dei livelli di acqua lungo le coste dell'Olanda, e a una rottura degli argini in moltissimi posti. Queste frecce rosse appunto indicano i punti in cui gli argini si sono rotti, con conseguenze appunto molto negative: 1836 morti alla fine, 133 paesi allagati e un'area di 1365 km quadrati che appunto è finita sotto il livello del mare. Tra l'altro appunto questo fenomeno è avvenuto nella notte, diciamo tra il sabato e la domenica, quindi molte delle strutture, per esempio KNMI, le radio e così via, che avrebbero potuto avvertire gli abitanti, no, al momento non lavoravano, era il weekend. Quindi molte persone non sono state neppure avvertite in modo adeguato di quello che stava appunto accadendo. Fu installata una commissione Delta, di nuovo c'era un laureato del premio Nobel, un futuro laureato, l'economo Tinbergen, e lì si è deciso di fare un piano con un approccio razionale, cioè usare un calcolo economico, analisi costi-benefici, e cercare un optimum economico tra i danni potenziali in caso di alluvioni e gli investimenti per evitarli, l'innalzamento delle argini, per esempio. E questo ha portato alla progettazione dei lavori del Delta. L'approccio razionale, calcolo economico, ha individuato che ci vuole un certo livello di protezione nel paese. Quindi una zona con grande valore economico deve essere protetta a un evento con un tempo di ritorno più elevato di una zona meno importante o anche dove un'alluvione è meno pericolosa anche per la gente. Quindi alla fine la Olanda è stata zonata così che questa zona deve avere un livello di protezione, le argini devono essere tali che proteggono per un evento con un tempo di ritorno di 10.000 anni. Altre zone, 2.000 anni, 4.000 anni qua, e le terre più elevate, che hanno solo un rischio locale di fiumi, senza influenze del mare, hanno un tempo di ritorno di 300 anni. Poi i fiumi principali, rami del Reno, 1250 anni. In Italia normalmente si usa 100 anni, quindi la protezione è per un evento che succede alla media una volta ogni 100 anni. Ma cosa vuol dire? Questa statistica forse è un po' difficile da interpretare, si può anche vedere così: tradurre i numeri nella probabilità di essere inondato almeno una volta in una vita di 85 anni. Qua, nella zona della protezione più elevata, 0,8%. Sì. Si intende la probabilità prima dei lavori o dopo, Dopo. come obiettivo dei Sì, lavori? sono delle norme, quindi hanno stabilito quali devono essere le norme di sicurezza, per poter poi investire razionalmente. Quindi non è detto che abbiamo raggiunto quel livello, però la norma è così. Qua 0,8%, ma per esempio lungo i fiumi 7% di probabilità di essere inondato almeno una volta nella vita, e poi lungo i piccoli fiumicelli anche 25%. In Italia normalmente quando il sistema è a norma, la probabilità
probabilità di essere inondato almeno una volta in una vita è 57%. C'era una domanda? Questa è la mia domanda. Mm. È basato su un calcolo di frequenza o su un calcolo di probabilità? Cioè, guardate la frequenza di ritorno della possibile marea o è semplicemente, o è un calcolo meramente probabilistico? In realtà ancora sono gli stessi numeri, ma presentati in un altro modo. Un vero analisi basato su dati con una certa frequenza non si può fare perché non abbiamo misurato durante 10.000 anni. Esatto, quindi esatto, c'è un'estrapolazione che c'entra. Però quello che vuol dire, questa è la probabilità in un certo anno. Quando giochi con i dadi e puoi lanciare un dado, una volta la probabilità di avere un 6 è solo 1 su 6. Però quando ogni anno hai questa probabilità, quando butti o lanci i dadi anche 85 volte, la probabilità di almeno un 6 è ben più elevata. Questa è la storia. In realtà, per mettere a norma il sud-ovest del paese, c'erano due soluzioni possibili. Era possibile di rafforzare semplicemente tutti gli argini, dappertutto, era anche possibile accorciare gli argini da rafforzare di 700 km quando si chiudeva le bocche o le imboccature degli estuari all'entrata. E c'erano due varianti, due possibilità studiate, tutte e due in un'analisi costi-benefici. Allora, non andiamo nei tutti i dettagli, ma c'è qualche numero che viene fuori, che aiuta anche a capire come è andato. Quindi ci sono i costi e i benefici nell'analisi di due alternative: rafforzamento di tutti gli argini oppure chiusura delle imboccature, accorciando gli argini da proteggere di 700 km. E tutti e due, per lo stesso livello di protezione, arrivavano a una situazione dove i costi erano uguali ai benefici. Qua 1.600 milioni di fiorini e qua un po' più elevato, però anche pari. Poi hanno guardato anche effetti o benefici addizionali, cioè la repressione della siccità e la salinità nel sud-ovest del paese, e là con un investimento addizionale i benefici erano molto più elevati in confronto con l'altra soluzione. Quindi alla fine il fatto di poter combattere la siccità e anche la salinità è stato la spinta definitiva per scegliere per la chiusura delle imboccature. E anche adesso, paradossalmente, anche per esempio per i nuovi piani per adattarsi ai cambiamenti climatici, in Olanda soprattutto le preoccupazioni sono per la siccità e la salinità. Siccità e salinità, ma anche trasporto, collegare tutte le isole e anche le possibilità per lo svago. Ha portato al progetto che conoscete, la chiusura degli estuari, con tanti lavori, esempi qua, anche il Pijler Dam dell'Oosterschelde, magari lo conoscete, un'altra gita di weekend consigliata, Neeltje Jans, molto interessante. E anche dopo i lavori del Delta, si pensava anche di proteggere le città di Rotterdam e Dordrecht. Il problema che i centri storici erano direttamente all'acqua, quindi rafforzando e innalzando le argini avrebbe distrutto dei centri storici, e per quello hanno deciso di fare delle portaie, delle chiusure all'entrata del porto, nel Nieuwe Waterweg. Come vedete qua, sono qua chiuse, quindi l'idea è di non ostacolare le navi del porto, molto importante, però di chiudere il sistema in caso di tempesta. In questo modo, e per avere un'idea delle dimensioni, è più o meno
come delle torri di Eiffel, ma orizzontali. I lavori, grande prestigio, maestri dell'AIFA, come dice Alessio, però c'erano anche proteste, per esempio lungo i fiumi, rafforzare, innalzare gli argini, voleva dire demolire delle case, qualche volta anche, come qua, paese di Bracol, metà del paese, e c'erano anche protesti contro la distruzione del paesaggio bello con le dighe curvate, le argini curvate, e persino c'erano tanti protesti, persino un libro dove una persona del governo, del Reichsrat, veniva chiamato Attila sul bulldozer, molto acceso. E allora hanno pensato su altre soluzioni, per esempio se guardi a un'autostrada e devi far passare dei camion e non c'è c'è un problema. Certamente si può innalzare il ponte, però si può anche dare più spazio sgonfiando le gomme. E similmente, per dare una soluzione per i fiumi, si può innalzare gli argini, però si può anche dare più spazio al fiume, in tal modo abbassando i livelli idrici durante una piena. Era un piano già proposto da un gruppo di ecologhi nel 1985, si chiamava piano Oievar, è anche un gioco di parole perché Oievar e cicogna, e volevano far rientrare la cicogna nera che era sparita dalla zona dei fiumi, però anche Oie vuol dire suolo golenare e Var è navigare, navigazione. Non fu accettato subito perché era troppo diverso, non fu accettato. Però poi c'erano le piene del 1993 e anche del 1995, un evento che ha lasciato una grande impressione, perché alla fine un quarto di milione di persone sono state evacuate dalla zona a rischio, perché si stava ancora rafforzando le argini e in certe zone i lavori non erano pronti, quindi si temeva una rottura durante l'evento. E con l'impatto di questa esperienza poi si è messo anche a considerare altre soluzioni, cioè risolvere il problema dando più spazio per il fiume, spostando le argini, togliendo delle zone elevate, le fabbriche di mattoni per esempio, forse togliendo l'acqua in una certa parte, facendola correre da un'altra parte. Quindi in generale interventi come elencati qua, abbassamento delle golene, rami secondari, anche deviatori di portata, spostamenti degli argini. E ha portato a un grande programma di 2,2 miliardi di euro di dare più spazio lungo i rami del Reno. Quindi ogni bandierina rappresenta un progetto locale di quel tipo. Per esempio a Nimega, un canale scolmatore che qua accorcia la curva, qua un'impressione da un architetto, e anche all'inizio c'era resistenza chiaramente dal comune di Nimega, perché si doveva anche demolire delle case, però alla fine hanno giocato bene di collaborare, però in ritorno volevano un ponte, un nuovo ponte, perché il ponte al centro sempre con l'igorgo delle macchine, e così con un nuovo ponte per le macchine potevano andare d'accordo con il piano. E quello è il ponte. Altro esempio dell'idea, la nuova politica di dare più spazio all'acqua e più spazio alla natura, sono le case galleggianti, come per esempio anche qua ad Amsterdam. Quindi sempre di più si vede dappertutto in Olanda. Rimane importante però guardare bene dove si mette i libri. Poi dello stesso tipo, dare più spazio alla natura,
torniamo a una parte che Alessio spiegherà. Sì, abbiamo appunto visto che questa politica degli ultimi 2 decenni circa, e il fatto di trovare delle soluzioni ottimali che in qualche modo lavorando con la natura, e questo è un esempio di un progetto molto recente, un progetto del 2011 in cui tra l'altro siamo stati coinvolti in modo abbastanza pesante, diciamo, nelle fasi di progetto preliminare e ora anche di monitoraggio, è quello che si chiama appunto in olandese Zandmotor, cioè in olandese motore di sabbia. L'idea, diciamo, abbiamo visto alcuni dei progetti, diciamo, per proteggere la costa, era quella appunto di andare a costruire argini oppure delle dighe di grandi dimensioni. Negli ultimi decenni si è deciso di fare questo nel modo più naturale possibile. Il modo più naturale possibile per fare questo è l'utilizzo della sabbia. Sabbia è uno strumento che, diciamo, nel Mare del Nord è presente in quantità quasi infinite, è relativamente economica da estrarre perché il Mare del Nord è proprio poco profondo, circa 30-40 metri, 20 metri, e quindi si è cercato appunto di utilizzare in modo più possibile la sabbia per proteggere appunto tutto il territorio da inondazioni mareggiate dal mare. Questo si può fare in due modi, diciamo, o andando appunto a riportare sabbia lungo tutta la costa in modo graduale, oppure l'altra idea, che è appunto l'idea dietro questo motore di sabbia, è il fatto di andare a mettere una grande quantità di sabbia, costruire quello che è stato fatto, una vera e propria penisola, diciamo, in un punto, e lasciare poi che negli anni l'azione del vento, delle maree, delle onde, disperda la sabbia lungo tutta la costa o parte della costa, e andando appunto a proteggere appunto le coste. I lavori di ripascimento lo vediamo quasi tutti gli anni, diciamo, se andiamo appunto al mare, sulle spiagge, vediamo che appunto dopo l'inverno, nelle primavere, magari le spiagge sono all'inizio molto strette, poi appunto vanno appunto a fare questi interventi di ripascimento, le spiagge diventano appunto molto larghe, quando appunto le estati bagnanti vanno sulle spiagge come Scheveningen, per esempio, hanno delle belle spiagge belle larghe, e poi di nuovo con l'arrivo dell'inverno appunto gli eventi di mareggiata portano via di nuovo la sabbia, e appunto questa è una cosa che viene fatta tutti gli anni. Mentre l'idea del motore di sabbia è appunto un intervento di grandi dimensioni che rimane poi lì per alcuni decenni. Queste sono le dimensioni di questo motore di sabbia, una lunghezza di 2 km circa, e che appunto costruito verso il mare una larghezza di circa 1 km. Ho qui alcune foto, diciamo, durante le fasi di costruzione del motore di sabbia. Il motore di sabbia si trova diciamo nella costa del Delfland, tra Laia e Rotterdam, e si può andare appunto in macchina oppure in bicicletta, e lo vedete appunto ora, dopo circa 2 anni che è stato terminato. Qui ho alcune fasi durante la fase della costruzione. Siamo qua a aprile del 2011. La costruzione tra l'altro è andata molto rapida perché il periodo, diciamo, quell'estate del 2011, anche il tempo è stato molto clemente per una volta, quindi sono riusciti a costruirlo molto rapidamente. E qua siamo a luglio del 2011, vedete il Zandmotor, il motore di sabbia, che è terminato. E poi qui una foto ancora dopo il primo inverno, siamo a marzo del 2012, vedete già come la forma di questo motore di sabbia è già modificata. Questo motore di sabbia si è già allungato molto di più durante le tempeste, diciamo, dell'inverno, e quindi ci saranno sicuramente le zone qua che già si in qualche modo risentono dell'effetto benefico, diciamo, della sabbia di fronte alla loro porta. Qua alcuni esempi di alcuni dei calcoli che abbiamo fatto, diciamo, modellazione, uso di modelli numerici e modelli fisici anche, che utilizziamo a Deltares per studi di questo genere, appunto per vedere per esempio l'impatto di onde o come si sulle dune di protezione, oppure come una mareggiata per esempio può andare ad influenzare dal punto di vista morfodinamico il motore di sabbia, per esempio. È una specie di grande parco giochi dove lavoriamo. Questa era l'ultima slide, quindi vi ringrazio per l'attenzione
E se ci sono delle domande, siamo qua lieti appunto di rispondere alle vostre domande. Grazie a tutti. Grazie Eric, grazie Alessio, vediamo se ci sono delle domande. Ecco una domanda, prego. Innanzitutto una considerazione molto pratica, il fatto che noi come italiani quando ci approcciamo insomma agli olandesi pensiamo sempre a questa razionalità, a questo modo di affrontare le cose, vedere come vengono gestite per motivi di emergenza le cose fa comprendere veramente tanto di come possano essere superficiali alcuni giudizi sbagliati da parte delle persone all'inizio. Riguardo invece la bellissima descrizione che avete fatto, vorrei chiedere una cosa da un punto di vista più diciamo economico, statistico. Se è vero che i mulini sono stati fatti intorno al 1400 e nel 1421 è avvenuta questo problema naturale di Santa Elisabetta, questa alluvione terribile, quanta consapevolezza c'era al tempo che la torba e questo pompare l'acqua potessero provocare effettivamente dei danni e quanto invece le persone in questo short range di 21 anni non si sono resi conto che stavano distruggendo l'ambiente, se c'erano forse delle lobby o se c'era l'ignoranza di queste contadine. Grazie. Posso dire? Secondo me nessuna consapevolezza, anche perché persino nel 1953 la popolazione di Zeeland pensava di capire e se ne vergognava, lo vedeva come una punizione di Dio. Quindi c'era piuttosto quell'idea sugli eventi che erano supernaturali, punizioni di Dio. Questa era, secondo me, l'idea principale. Una domanda riferita più che altro alla regione dello Zeeland, che sembra più o meno, da come avete introdotto i casi e la storia, sembra una regione particolarmente soggetta intorno allo Zeeland, Dordrecht, oggi più o meno, anche con gli interventi che sono stati fatti, quanto è effettivamente il rischio il ripetersi di un catastrofi del genere per quella regione specifica e anche per l'entroterra più o meno intorno a Dordrecht? Ci sono delle probabilità ufficiali. Quando tutto il sistema è a norma, ci sono delle probabilità accettate che indicano quanto è probabile. Però in realtà le argini non sono a norma dappertutto. E non lo so esattamente com'è. Io so che per esempio, in particolare al sud della Westerschelde, tanti argini non sono stati approvati nell'ultimo controllo, diciamo, c'è un ciclo di un controllo ogni 5 anni. Più dettagliato di così non posso dire, quindi c'è la probabilità ufficiale, però in realtà non si sa se è giusto, certe non sono a norma, però dall'altra parte qualche volta dall'insicurezza forse si è anche troppo pessimista. Un'altra cosa che tra l'altro rende un po' i calcoli anche più difficili ultimamente, perché questi ovviamente il calcolo viene ripetuto appunto ogni 5 anni, però ci sono alcuni fenomeni che in atto come l'innalzamento del livello del mare, e i valori diciamo di innalzamento del livello del mare sono ancora, diciamo, i margini sono molto ampi, diciamo, quindi nel progettare questi interventi è sempre una discussione appunto su che livelli utilizzare per considerare fenomeni diciamo che appunto un livello temporale a scala più lunga di cui appunto non si conoscono al momento esattamente i valori, probabilmente i valori esatti non si conosceranno mai, quindi questo rende anche i calcoli più complicati. Insomma. Sono molto interessato nelle similarità fra l'esperienza olandese e quella della Valle Padana in Italia, dove mi pare che ci sono
c'è una problematica abbastanza similare, in particolare anche a Venezia, in un certo senso. In che modo queste esperienze si nutrono, quello olandese e quello italiano? Dopo l'alluvione del 51 ci sono anche stati professori da Delft che sono andati qui, quindi lo scambio c'è stato. Ci sono tanti fenomeni simili, più interessante forse è indicare una differenza, e cioè l'uso delle golene del territorio che può inondare, che lungo i fiumi non sono le zone verdi ma sono, diciamo, le strisce bianche, sono un alveo principale assieme a una golena intorno, e sono continui, quindi là anche ci può essere un deflusso dell'acqua. Nel Po però hanno deciso di mettere delle argini abbastanza elevati lungo l'alveo principale e di far inondare delle zone in caso di emergenza, che poi non scorrono verso mare ma rimangono inondati. Quindi è un altro sistema, un altro approccio che ha uno svantaggio, perché le zone inondate rimangono inondate per molto tempo, però quando un argine si rompe alla fine fa, c'è una situazione simile. Però più frequentemente hanno inondazioni di territori tipo polder. Magari volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda la parte, diciamo, costiera dell'Italia. Ad esempio la zona, diciamo, del Po, ma verso l'Emilia Romagna, per esempio, lì hanno fatto appunto dei piani, diciamo, simili in qualche modo ai piani che sono stati implementati in Olanda, però alla fine in Emilia Romagna, per esempio, non sono mai stati, i piani ci sono ma non sono mai stati implementati, un po' in parte dovuto alla mancanza di fondi, ma in parte ad esempio i lavori di dragaggio e ripascimento e così via comportano anche degli impatti ecologici. Per esempio i livelli, diciamo, in Italia per poter effettuare questi lavori sono, diciamo, anche a livello burocratico molto più difficili da attuare. Poi sicuramente il fattore, diciamo, economico, diciamo, è un fattore, diciamo, che è importante, diciamo, in Italia, soprattutto in questi ultimi anni. Quindi alla fine in Italia la protezione delle coste viene fatta ancora tutto secondo, o quasi del tutto secondo, strutture rigide, quindi con barriere frangiflutto, dighe e così via, mentre l'uso di, per esempio, della sabbia, l'uso flessibile viene fatto ancora in misura molto limitata, e per esempio fenomeni come l'innalzamento del livello del mare quasi non vengono tenuti in considerazione, anche se sono ben coscienti del fatto che in alcuni anni questi terreni, questi territori avranno dei problemi, ma quasi non vengono considerati alla fine. Grazie per la presentazione innanzitutto. Si è parlato del problema della salinità. E come si affronta questo problema, essendoci comunque tante zone agricole nel territorio e quindi essendoci acqua salata nel sottosuolo? C'è l'idea di creare bacini di acqua dolce. E per esempio per il Randstad, la zona qua, ci sono punti in cui prendono l'acqua dolce dai fiumi. La preoccupazione è che con l'innalzamento del mare la salinità invaderebbe di più i fiumi e quindi renderebbero inutilizzabili i punti di presa, e per quello pensano a utilizzare bacini come Esomir, per esempio, e anche certi bacini qua come serbatoi di acqua dolce, dove poi si dovrà anche nel futuro, se scenari peggiori si realizzano, fare canali di collegamento per alimentare le città. Avete fatto questo confronto che è molto simpatico sulla norma, quindi in quanti anni si può ripetere un evento, confronto con l'Italia, però alla fine la norma è qualcosa che rimane sulla carta. Avete fatto anche vedere che c'è un approccio un po' pragmatico olandese. Calcoliamo i costi e benefici, cioè non ci facciamo prendere dalla psicologia o dalla paura e quindi facciamo delle cose assurde, valutiamo, no, quanto è il costo e il beneficio.
Quindi la prima domanda è, in pratica, quanto lontani siamo dalla norma? Perché questa è la norma, però ci vorrebbe magari una fonte infinita di fondi che porterebbero l'Olanda in bancarotta se magari questa cosa si realizza. Quindi quanto lontani siamo da questo? E in Italia, alla stessa maniera, quanto lontani siamo da quella norma che poi L'idea è che siamo abbastanza alla norma e anche che è fattibile, dovuto al calcolo, perché il calcolo costi-benefici precede la scelta delle norme, questi sono i risultati. Però si sa che la realtà devia, ci sono argini di cui non si sa bene se possono veramente rimanere intatti in un evento indicato. È quello di cui si discute adesso, è lì, è molto rilevante quello che dice lei. Ci sono nuove conoscenze sul calcolo costi-benefici, perché con l'alluvione Katrina di New Orleans si è visto che in realtà i danni in caso di alluvione sono molto più elevati di quelli tenuti in conto nei calcoli qua per l'Olanda. In una società moderna c'è molto di più, c'è tutta la rottura di una struttura sociale, ci sono lavori che spariscono, anche negozi non hanno più clienti, tutto un insieme, un tessuto sparisce. Hanno anche scoperto che ci sono tanti danni dovuti alla rottura di tubi, di sostanze chimiche, che anche causano tanti danni. È per quello che in realtà la Commissione, la nuova Commissione Delta, ha consigliato di incrementare questi tempi di ritorno con un fattore di 10. E questo è proprio come dice lei, la domanda se si può fare, se è realista e se ne discuta. No, volevo chiedere quanto sono indipendenti questi Waterschappen, cioè quanto dipendono dai comuni o dalle amministrazioni locali, perché vabbè, hanno dei soldi, no? Raccolgono delle tasse, ma poi cioè, se si decide di fare qualcosa sul territorio, cioè quanto i comuni poi si possono opporre o come funziona? Hanno anche un mandato, non conosco in dettaglio, ma vale per le argini, vale anche per certe strade, per esempio, e certe parti del territorio. E nel mandato possono fare abbastanza, quindi sono anche più o meno autonomi. L'unica cosa è che una discussione sul livello europeo, anche in Italia, si parla di togliere qualche livello, per esempio abolire le province. E quindi, diciamo, anche in Olanda c'è gente attaccata al poltrone. Ci sono politici che dicono no, le province teniamo, ma le province vanno a occuparsi dell'acqua e aboliamo i Waterschappen. Questa è un'altra pressione sul mandato dei Waterschappen. Poi dipende sempre anche dal tipo di intervento, appunto se un intervento di tipo locale è appunto il Waterschap che può decidere, quando invece si parla di interventi come per esempio il motore di sabbia o chiaramente i lavori del Delta o i lavori dell'Afsledeck, è il governo che poi o al massimo la provincia che deve appunto intervenire, non il Waterschap. Quindi c'è proprio una, diciamo, una differenza di livello. Rex Waterstaat è un comune ministero in quel senso lì, o è il punto della piramide dei Waterschappen? Io non mi ricordo più delle. L'ente esecutivo del Ministero dei Lavori Pubblici e Trasporto e Gestione dell'Acqua. Cercavo quindi in realtà Rijkswaterstaat è su questo livello, fa parte dello Stato, Ministero anche della gestione dell'acqua. E gerarchicamente posizionato sopra i Waterschappen. Sì, perché in realtà c'è una divisione dei ruoli, giustamente Alessio diceva per cose più grandi c'è alla fine lo Stato. Il Waterschap ha un mandato, però anche ben limitato, soprattutto
la manutenzione delle argini e adesso anche la qualità dell'acqua nel polvere. Non so cosa. Sì, devono giustificare comunque quello che fanno ogni anno. Però in dettaglio non so. C'è una valutazione di efficienza? Visto che ce ne sono tanti anche. Sì, c'è il controllo democratico in fondo, no? Come dicevi, nel senso che tutti quelli che pagano le tasse hanno anche un diritto di voto e quindi di valutazione del... Sì. Anche sull'efficienza... Sull'efficienza tecnica c'è anche un legame con Rijkswaterstaat, anche lo Stato ha un ruolo di controllo, però sul giusto utilizzo dei soldi penso che sia così, ma non lo so bene. I rappresentanti vengono eletti con un sistema di voto, praticamente. Quindi c'è un mandato limitato nel tempo su cui danno conto i responsabili di questi enti. Sì. Sì, è una specie di struttura politica alla fine, amministrazione, di pubblica amministrazione. Io ero interessato a sapere se erano stati costruiti degli scenari circa possibili alluvioni in futuro, nel caso appunto questi fenomeni si dovessero avvenire. Quali sono i tempi di reazione, quanto tempo ci vorrebbe per informare la gente, quale potrebbe essere il numero massimo di vittime potenziali? Quanto tempo ci vorrebbe per evacuare il paese, non so. Grazie. Anche una buona domanda, perché forse lì la Olanda avrebbe da imparare dalla protezione civile in Italia, per esempio, perché per tanto tempo tutto era concentrato su evitare le alluvioni e di non pensare, ignorare cosa succede in caso di alluvione. Recentemente hanno anche sviluppato quell'aspetto, ci stanno lavorando. Poi ci sono discussioni su anche evacuazioni, in realtà non ha senso per un tempesta dal mare. Lì si dovrebbe creare posti di rifugio locale. E stranamente c'è una grande resistenza sul livello locale, perché quando in un municipio viene deciso di fare un palazzo, per esempio, in un quartiere, ho proposto, per esempio, forse una biblioteca o una sala da sport, ma anche con la funzione di servire come rifugio in caso di alluvione, tutti si ribellano, perché non può essere detto, perché quando un comune si dichiara a rischio di alluvioni ci saranno meno investimenti. Esatto, esatto. Da tutto il mondo si viene da tutti e quattro angoli della terra a studiare in Olanda questo aspetto proprio assolutamente innovativo, di quando la Delta Commissi ha stabilito che è un principio legislativo ragionare in termini probabilistici, cioè si fa un calcolo razionale di costi e benefici, si dà un limite di probabilità e su questo si costruisce una giurisdizione che poi si traduce anche in infrastruttura. Da tutto il mondo affluiscono a studiare questa cosa, perché poi sulla legge delle acque è stata tradotta anche sulla legge, per esempio, dell'externe Fahrenheit, della distanza, per esempio, fra determinate infrastrutture e centri abitati o cosa. Però una sensazione che ho io, vorrei sapere se magari l'avete anche voi o se magari se potete elaborare un po' su questa cosa. Poi una cosa che non viene considerata è che nel frattempo la densità abitativa è esplosa rispetto all'epoca in cui il rischio sociale è stato calcolato, insomma anche l'immigrazione in Olanda e quant'altro, e che c'è sempre comunque la componente anche di coinvolgimento poi delle persone locali per far funzionare questo livello di norma, non mi sbaglio. Cioè io vedo, per esempio, quando si calcolano per esempio questi valori applicati alle infrastrutture, si vede che ci sono grandi situazioni di incompatibilità in Olanda come in qualunque altro paese, spesso dovute a opposizione di carattere popolare, per esempio sugli espropri piuttosto che sui piani di sicurezza. Quindi la mia domanda è: per raggiungere lo stato di norma, quanto conta il coinvolgimento delle popolazioni locali? Per la norma poco, perché è una cosa abbastanza tecnica e specifica, basata su dati anche obiettivi, ma credo che c'è stato uno sviluppo importante di coinvolgere la popolazione
per la scelta degli interventi. Per esempio, era chiaro che i lavori del Delta era tutto tecnocratico, chiudere, e all'inizio tutti accettavano perché avevano ancora il trauma dell'alluvione del 53. Ma negli anni 70, anche con i movimenti ambientali, c'erano protesti, e il governo a un certo momento ha deciso anche un compromesso che tecnicamente non era mai fatto, però di decidere non chiudere, ma non lasciare aperto, ma una barriera che si può fermare in casa e chiudere in caso di emergenza. Dopodiché si è evoluto di più per il programma, per esempio spazio per il fiume. Una volta accettato il principio, hanno chiesto a tutti nella società di proporre degli interventi, quindi comuni, province, cittadini locali, anche organizzazioni di protezione della natura, e hanno proposto 700 misure secondo il principio di dare più spazio al fiume. E poi c'è stato di qualche anno un studio di valutare tutti gli effetti, quali sono gli efficienti nell'abbassare i livelli idrici, quali sono i costi, qual è l'impatto sull'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico, quanto è il numero di case da demolire. E tutti i risultati sono stati messi insieme in una specie di tool sul computer con cui la gente poteva giocare. Quindi c'era l'obiettivo di abbassare i livelli idrici in caso di piena lungo tutti i rami del Reno, quindi si può qua scegliere questa misura, qua questo intervento, giocare con gli interventi e vedere i risultati. E così la gente ha un po' scoperto da sola anche quale soluzione era il migliore. Quindi lì credo che abbiamo veramente migliorato anche nel coinvolgere le persone. Ma non sono a conoscenza di quello che sta descrivendo, però come lo descrive sembra proprio, cioè, se lo vedo dalla mia prospettiva culturale, insomma, sicuramente è una grande lezione, insomma. Magari volevo aggiungere qualcosa. Cioè, se confrontando appunto l'Italia con l'Olanda, per esempio, ma in Italia ogni volta appunto che si debbono effettuare degli interventi di infrastruttura, sto pensando per esempio all'alta velocità o interventi di questo tipo, ci sono sempre discussioni che durano decine di anni, perché per esempio l'alta velocità mi ricordo che appunto è iniziato quando io studiavo all'università, però spesso questo accade in Italia perché decisioni vengono appunto magari poste dall'alto e la popolazione non viene coinvolte, diciamo, dall'inizio nella fase decisionale. Da questo punto di vista, secondo me, appunto, dall'Olanda abbiamo parecchio da imparare, proprio perché anche, ad esempio, ogni volta che c'è un intervento, per esempio Delta Werken o il motore di sabbia e così via, viene già durante la costruzione, appunto, la popolazione viene informata, ma anche dopo che la costruzione appunto è terminata, di solito ci costruiscono un museo di fianco dove la gente appunto può andare, imparare come cosa è successo, magari gli eventi alluvionali sono successi, come mai è stato costruito, come è stata costruita, cosa deve essere fatto appunto per mantenere l'opera nel futuro. In questo modo la popolazione fa, in qualche modo, rende propria l'intervento appunto del governo. Non è come qualcosa appunto che ti piove dall'alto e debbono appunto accettare, e da questo è molto importante appunto come, diciamo, interazione tra governo e popolazione locale. E stiamo, se posso aggiungere, ancora imparando, perché è qualcosa degli ultimi decenni. Ho già fatto vedere che per esempio c'entra anche l'arte di negoziare dalla parte dello Stato e anche dai cittadini. Per esempio il ponte per la città di Nimega, che, diciamo, carote e bastoni per arrivare a una meta. C'è un altro esempio dove contadini locali hanno proposto un altro piano che ha mostrato che non è solo l'arte dello Stato, dai tecnici, ma anche della popolazione, di veramente giocare un buon ruolo per trovare la miglior soluzione. In questo caso uno dei contadini visionario aveva l'idea di, perché dovevano sparire da una zona che veniva ridata al fiume, e
lui aveva proposta con i vicini e altri contadini di mettere le loro agende su terrapieni uno dietro l'altro, quindi non ostacolando il deflusso. Hanno anche ottenuto la soluzione, però lui stesso ha veramente fatto una cosa magistrale di negoziazione sia con lo Stato ma sia con i vicini, perché per certi era un traditore che dava troppo e lui cercava di arrivare nel mezzo, quindi alla fine farlo bene richiede anche un certo livello di collaborazione, di saper fare dalla popolazione. Il modello negoziale di cui stiamo parlando adesso ha addirittura assunto un nome con il passare degli anni, è diventato il polderismo, che è un modello che adesso è particolarmente di attualità, perché se voi leggete i titoli dei giornali olandesi negli ultimi 3-4 giorni si parla molto di questo, perché il governo si trovava confrontato con l'esigenza di fare una nuova manovra finanziaria, l'ennesima degli ultimi 5 anni, per raggiungere la famosa quota del 3% massimo di deficit per il prossimo anno nei confronti della Commissione europea. E voi sapete che i Paesi Bassi sono un paese rigorista, quindi un paese che ha sempre tenuto duro a Bruxelles sul fatto che tutti dovevano rispettare le regole, e quindi confrontati con l'esigenza loro in primis di rispettarle per poter mantenere la posizione. Ebbene, con questa tecnica del polderismo hanno adesso stravolto completamente il punto di vista e hanno deciso, con un accordo sociale che nei giornali viene chiamato l'espressione del modello polder, un accordo con i sindacati e con l'associazione industriale, di cambiare le regole del gioco, le regole del mercato del lavoro, tra l'altro, quindi ci saranno impatti poi a partire dal 2016 su tutte le aziende, per cercare di far crescere di più l'economia e permettere quindi allo Stato di non fare questi ennesimi tagli che altrimenti sarebbero stati necessari. L'hanno fatto con un modello matematico, quindi con questa stessa tecnica che abbiamo visto stasera per il modello delle acque, che è stato affidato ad un ente autonomo indipendente, il CPB, che lo sta elaborando tutti i dati per verificare se questa linea governativa è sostenuta, diciamo, dai dati statistici, e se lo sarà il Parlamento l'approverà e quindi verrà attuato questo tipo di negoziato dal basso con il coinvolgimento delle strutture sociali e il modello matematico, quindi la trasposizione del modello delle acque nella politica economica. Mi sembra una cosa simpatica. Interessante, sì. Grazie.